Siamo a un Plaseta Santa Clara o Piazza Molo, come recita la doppia dicitura qui. Per tutti, comunque, siamo davanti alla biblioteca comunale del complesso di Santa Chiara con Carlo Ibba, artista, pittore. La tua mostra Terre Borgo doveva concludersi il 30 agosto, invece va particolarmente bene, avete deciso di concluderla domenica 3 settembre. Sì, insieme al mio amico Roberto Barbieri abbiamo deciso di prolungare per altri 3-4 giorni la mostra perché abbiamo visto una buona risposta da parte del pubblico, sia dei turisti e sia degli algheresi, e con questo appunto abbiamo deciso di prolungare la mostra. Come vediamo nei tuoi quadri c'è tanta Alghero, anche nel quadro qui vicino a noi possiamo riconoscere esattamente il posto dove siamo in questo momento, soprattutto l'Alghero di un tempo. Sì, a me piace pensare che Alghero, era un luogo dove le persone, gli amici, i cittadini in genere si incontravano per parlare della vita quotidiana. Quindi trasmetto nelle tele quello che è una festa piuttosto che un incontro. Infatti qui sto cercando di recuperare una tela, questa tela e metterci gli archi che sono bisfrattati dalle automobili e da chi non vuole capire che questo è un monumento storico. Sto cercando di metterlo sulla tela appunto per dire agli algheresi che qui c'è una piazzetta che vorrebbe essere, diciamo così, preservata dal meccanismo. Entriamo nel centro storico con le macchine, con le moto e quant'altro. Automobili che non ci sono invece nelle tue opere, ci sono invece le biciclette, bicicletta che è anche il mezzo che tu utilizzi per andare in giro per Alghero. Sì, anche qui mi piace pensare a quello che ho detto prima, che nel secolo precedente, possiamo dirlo, le genti ad Alghero si muovessero con le bici e non con le moto o con le macchine. Quindi io riproduco molto spesso nelle mie tele, riproduco quella che era la vita quotidiana, appunto, della gente che andava in giro per il centro storico con le biciclette oppure a piedi. Questo mi piace pensarlo e questo mi piace metterlo nella tela. Per te sarebbe sicuramente meglio un centro storico completamente ZTL. Assolutamente sì, assolutamente sì. Piacerebbe pensare, ma non in teoria o nella mente, ma nella pratica, che il centro storico fosse rimesso nelle situazioni in cui le macchine non potessero entrarci, solo nei casi di emergenza. Ecco, questo mi piacerebbe pensarlo. E spero che un'amministrazione un giorno, amministrazione comunale, un giorno possa arrivare a decidere una cosa del genere. Oltre al centro storico e ad Alghero, nelle tue opere c'è tanta natura, tanto mare, ovviamente. Assolutamente sì, mi piace riprodurre il mare, mi piacciono gli scogli, mi piace la natura morta, mi piacciono i paesaggi. Ecco perché vado a cercare luoghi che ormai noi algheresi non riconosciamo quasi più, come i Salti dell'Aigua, piuttosto che il Ponte di Calabona, piuttosto che la zona dell'Agro o Maristella, insomma questi luoghi dove la gente di Alghero non si riconosce più. La zona del Canter, io ho fatto un quadro per un signore, messo in opera, la fontana del Cantar, che è stata interrotta non si sa perché, e ci vivono delle persone e non si sa per quale motivo. Quando io vado là mi sento un estraneo, perché trovo il paesaggio ormai lasciato andare. E quindi io lo voglio riprodurre come mi ricordavo che era. Esatto, c'è tanto Carlo Ibba giovane e Carlo Ibba bambino nelle tue opere. Molto, molto. Infatti ci metto l'albero della cucagna, che non funziona quasi più nelle feste, piuttosto che la corsa dei sacchi o Tarre Bruci Tarre Meu. Insomma,
sono delle cose che ormai gli algheresi si sono persi, anche i bambini algheresi si sono persi, e a me mi piace metterlo nella tela. Quindi l'alghero di un tempo è in certe occasioni Giuseppe Manno. Questo me lo chiedono in tanti. Con la bicicletta e Giuseppe Manno io cerco di rappresentare una algherisità che non c'è più. Giuseppe Manno, lo sappiamo, era un politico, filosofo algherese, uno studioso algherese, e mi piace metterlo nella tela per dire agli algheresi: guardate che noi siamo anche questo, non siamo solo turismo sfrenato e birra gogò, siamo anche cultura, siamo anche politica, siamo anche sardi di una certa maniera, con questa differenza che è la lingua. Però mi piace pensare questo. Ecco. E Alghero, secondo il tuo punto di vista, probabilmente dovrebbe ripartire proprio da queste cose, a ritrovarsi. Io spero di sì, ci sono delle luci, no? Io vedo, anche parlando con molti miei colleghi, molti miei amici, ecco, riprendere il discorso di Alghero come capitale della cultura nel suo piccolo, nel suo genere, però ecco, riproporre Alghero come città di cultura sarebbe una bella cosa. La tua personale si intitola Terra e Borgo, perché questo titolo? Perché io spazio appunto dal borgo, che è la città murata di Alghero, quindi riprendere alcuni vicoli, alcuni angoli della città murata, e poi mi piace anche uscire fuori da quello che è la città, quindi l'entroterra, quindi andare, ecco, io ho un pezzo che sto recuperando che è un paesaggio della Barbagia, non più di Alghero come territorio. E quindi mi piace andare fuori e cercare gli angoli che sono suggestivi del paesaggio algherese e del paesaggio sardo in genere. Allora, non ci resta che dare ancora una volta l'appuntamento ai nostri spettatori. Terre Borgo, mostra personale di Carlo Ibba, qui al 9 di Plassetta Santa Clara. Troverete Carlo che vi spiegherà le sue opere e magari vi offrirà anche un bicchiere di buon vino. Assolutamente sì.